Iniziata. No. Non c'è. È iniziata? Ciao a tutti, buon pomeriggio. A me non risulta che sia iniziata la diretta. Spero che mi vediate. È iniziata? Sambalessa. E perché io non lo vedo? Vediamo un po' così. Ciao a tutti, se ci siete, mi vedete? Battete un colpo. No, a me non c'è. Va bene, dai. A me non risulta la diretta. Sarà una cosa di telefonia. Va bene, ok. C'è già qualcuno? Aspettiamo un altro po' allora. Oggi facciamo insieme Raffaello. Aspettiamo che si colleghi qualche altro. Non capisco perché non c'è la diretta a me sul telefono. Forse non c'è neanche a loro. Mandate qualche commento, sì. Diteci se... Sì. Sì, ci vedete? Il mio telefono sta... Ah, eccomi. Ora sì. Ok, va bene. Però, nero, non si vede niente. Ecco perché non c'è nessuno. Dodici. Ciao Mattias. Ora sì. Ora sì. Aspettiamo qualche secondo perché penso che ci sia stato un problema. Ciao Problema. Tina, buon pomeriggio Anna. Aspettiamo, allora, noi dobbiamo fare il Raffaello. Aspettiamo? Sì, aspetta un po'. Aspettiamo un po'. Ciao Maria. Ah, vabbè, dicono che si vede. Ok, iniziamo allora. Per fare il Raffaello ci servono. Questo è un dolce senza cottura, quindi non avrà bisogno di niente, solamente di un pentolino per sciogliere a bagnomaria il cioccolato bianco. Per il resto non abbiamo bisogno di forno, di niente. Abbiamo bisogno di wafer alla vaniglia, mascarpone, granella di mandorle, cioè delle mandorle tritate grossolanamente, il cocco rapé e il cioccolato bianco fuso. Dopo ci serviranno le mandorle pelate avvolte nel cioccolato bianco e il cocco rapé. È facilissimo, è più difficile da spiegare che da fare. Allora, prendiamo i wafer e li sbricioliamo. Io lo faccio con le mani perché non voglio farlo con un cutter o con un frullatore, altrimenti diventano veramente troppo 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 sottili e poi non abbiamo nessuna consistenza quando andiamo a mangiarli. Ciao Mattias, un bacione e ciao anche a Noemi che ci segue sempre. Ciao Spilacci, hai fatto i compiti di inglese? Poi ci sentiamo, così vediamo che cosa hai fatto. Poi mi mandi il video per sentire, eh? Allora, sbricioliamo. Ciao Anna. I wafer, come vedete, non ci vuole niente perché sono morbidissimi.
Non serve mettere, usare il cutter, basta fare così. Sarà qualche problema di linea. Vabbè. Andiamo a sbriciolare e abbiamo quasi finito. Così, con le mani. Quindi sbriciolati. Ciao Loretta. I waffle andiamo ad aggiungere. Il mascarpone, le dosi le trovate tutte nel link, le mandorle tritate grossolanamente, il cocco disidratato e diamo una prima mescolata. Forse è meglio con questo perché è un po' più solido. Ora aggiungiamo il cioccolato bianco fuso che deve essere freddo. Infatti il mio già si stava riprendendo, lo aggiungiamo in due volte. Così. Oggi sono andati tutti al mare. Aggiungiamo tutto il cioccolato bianco. Andiamo a mescolare. Così. Diciamo che la ricetta è fatta. Allora, io non lo sto facendo con le mani, altrimenti mi devo andare a lavare le mani. Voi fatelo con le mani perché le mani ben lavate sono lo strumento più comodo che abbiamo per cucinare. Facciamo così. Il nostro impasto è pronto. Se voi utilizzate il cioccolato bianco fuso freddo, non avrete neanche bisogno di metterlo a riposare in frigorifero. Se invece sarà più tiepido, più caldo, andrete sicuramente a conservarlo per almeno mezz'ora in frigorifero perché non sarà lavorabile. Non riuscirete a fare le sfere. Allora, è pronto. Questo. Se voi volete lo mettete mezz'ora in frigo, così si rapprende un po', il cioccolato fuso si risolidifica e diventa più facile da lavorare. Io ora non posso metterlo in frigo, se no voi non vedete niente, quindi che facciamo? Iniziamo già. Prendiamo circa... Problemi di linea, non arrivano notifiche. Sì, qualcosa sarà successo perché non c'è nessuno. Grazie Maria, perché neanche a me si vedeva la diretta. Va bene, prendiamo circa 10 grammi di impasto. Io l'ho pesato quando l'ho fatta e quindi 10 grammi sono circa questi. Facciamo delle sfere. Mi preparo già qualche pirottino. Questi pirottini sono di 2 cm e mezzo la grandezza, così sapete anche quali pirottini prendere. Obbedire. Va bene, tanto questi qui ci sono, ci bastano. Ok, allora abbiamo preso un po' di impasto, abbiamo fatto delle palline, così lo andiamo a schiacciare con le dita e al centro, regista, non si vede? Si vede? Ah. E al centro mettiamo la mandorla ricoperta di cioccolato bianco. Volendo potreste anche mettere la mandorla così nuda, però
Però vi assicuro che ricoperta di cioccolato bianco è proprio, ha lo stesso sapore del Raffaello che compriamo al supermercato. Diventa croccante e buonissimo. Andiamo a chiudere e andiamo di nuovo a riformare la pallina. Quindi cosa facciamo? La tuffiamo nel cocco e continuiamo così fino ad esaurire tutto il composto. Quindi chiudiamo, mettiamo il cioccolato, la mandorla ricoperta di cioccolato bianco e tuffiamo. Aspetta, c'è una domanda, Filomena. Un consiglio, invece del mascarpone ricotta, la mia figlia non mangia latticini, cosa posso mettere? Fammici pensare, perché tutto è latticino, quindi non puoi mettere la Nutella bianca. Metti la Nutella bianca, non è un alimento, non è una cosa, il massimo della... No. Però puoi usare la Nutella bianca. Sì, perché se non mangiano latticini, ti direi la Philadelphia, ti direi qualche altro formaggio, ma è sempre un formaggio. Quindi prova con la Nutella bianca. Penso che andrà benissimo. Anzi, saranno buoni lo stesso. Vedi, c'è un problema, lo stanno dicendo adesso. Sul computer non si vede, nemmeno a me è arrivata la notifica per il brutto tempo. Bene, pensavo mi aveste abbandonata, mi stavo già disperando, mi stavo strappando i capelli. Vabbè, cioè, perché non sta con sta cosa? Il brutto tempo non ha fatto Ci sei? arrivare, perché pure a me sul telefono non si vedeva. Fibra, non fibra, Se 5G, 4G. pure 20G, se deve succedere, deve Sì. succedere. È così. Pazienza, siamo pochi ma buoni. Sì, in effetti anch'io dal telefonino non riuscivo a vedere la diretta, quindi ci sarà, c'è qualcosa che non va, il brutto tempo. E mandiamo la diretta. No, ormai l'abbiamo iniziata, non si rimanda niente. Terminiamo la diretta. Anche no, finiamo la diretta, perché ci sono 30 Vabbè. 29 persone che mi stanno guardando e quindi per loro la dobbiamo finire. Quindi da voi com'è il tempo? Piove? Qui c'è il sole, però già c'è il vento e si vede già che il tempo non sarà dei migliori domani. Siete iscritti su YouTube? Io vi vedo. Vi siete iscritti su YouTube? Ho caricato la ricetta della parmigiana di melanzane. E oggi ho caricato la ricetta delle barchette di melanzana ripiene di pasta. Se vi siete iscritti, la vedrete. Se non vi siete iscritti, la vedrete lo stesso perché la pubblicherò su Facebook. Posso permettermi di fare la stupida? Sono poche le persone. Quindi, dite, raccontate qualche fatto, tanto siamo in pochi. Rimane tutto fra noi. Dite, dite. Qui sole e vento ci Invece sono. dei wafer alla vainilla si può usare quello al cioccolato. E no, se no non sono Raffaello. Diventa Diventano scuro. un'altra storia. Deve essere Sì, bianco, tutto deve essere bianco. bianco per essere Raffaello. Raffaele. Se non ballo, volevo il dolce dedicato a lui. Oh, cuoricino. Non li possiamo chiamare Raffaello? Raffaello? Raffaele. Raffaele. Cioè, brasiliano. Raffaello, Brasileo. li chiamiamo Raffaello. Basta, basta così. Stendiamo un velo pietoso. Ricorda ancora il tuo messaggio vocale. Ah, sì, Loretta. Ok, ora avvolgiamo questi nel cocco e li mettiamo nei nostri bei pirottini. Ciuff. Mi raccomando, quando li mettete nei pirottini, dovete dire anche voi, ciuff.
Vabbè. Maria Fralunardo, se non ami la vaniglia non puoi mangiare il Raffaello, perché devi fare... Allora, fai così, senti, ti do un'altra ricetta, shue shue, veloce veloce. Invece dei wafer alla vaniglia, usa i wafer che preferisci. Invece che il cioccolato bianco, usa il cioccolato gianduia. Invece della granella di mandorle, usa la granella di nocciola Così, e forse fai il ancora. Ferrero Rocher. Avvolgi nel cioccolato e fai il Ferrero Rocher, capito? Quindi, seconda ricetta. Per chi non vuole fare il Raffaello, può fare il Ferrero Rocher. Cioè, con lo stesso procedimento, utilizzare al posto dei wafer alla vaniglia, i wafer al cioccolato, alla nocciola, come preferite voi. Al posto della granella di mandorle, la granella di nocciola. Al posto del cioccolato bianco, il cioccolato gianduia. E poi il mascarpone lo potete utilizzare lo stesso, va bene così? Il mascarpone lo potete utilizzare lo stesso e poi, oppure al posto del mascarpone lo gianduia. Vabbè, ho fatto un po' di casino, però penso che si è capito che si possono realizzare anche con gli altri ingredienti. Volevo sapere se le mandorle di Polonia magari... No, no, le ho fatte io, infatti se leggete poi nella ricetta vedrete tutto il passaggio per farle. Le ho fatte io, vedi? Si vede che le ho fatte io. Non sono perfette. Sono fatte a mano. Sì, le ho fatte io. Non, veramente ci vogliono 5 minuti a realizzarle e soprattutto non dovete sporcare un altro attrezzo da cucina perché nello stesso bagnomaria dove scioglierete il cioccolato fuso per fare il Raffaello potete andare ad avvolgere le mandorle. Quindi tranquille che è facilissimo. Ah, ecco Maria, fai lo chef. Isabella, vi siete persi la prima parte e poi la metteremo su YouTube e lo vedete dopo. Va bene? Ora io vado a lavarmi le mani e torno subito, così ripetiamo un po' che cosa ho fatto, visto che la ricetta era velocissima. Ci salutiamo. Allora, arrivo e ci diciamo tutto. Quindi abbiamo fatto i Ferrer. Buonasera, Raffaella. il Raffaello. Abbiamo sbriciolato i wafer alla vaniglia. Abbiamo. Che è successo? Che cerca per. Abbiamo unito il mascarpone, abbiamo unito il cioccolato bianco fuso e la granella di mandorle, abbiamo mescolato il tutto e poi abbiamo fatto delle sfere schiacciate sul palmo della mano e abbiamo messo al centro una mandorla pelata che è questa, la mandorla pelata bianca che ho avvolto precedentemente nel cioccolato bianco, così, da così a così, da qui a qui. E poi avvolto nel cocco rapé. Questo è ciò. Ciao Benedetta. Ciao Ilaria e ciao Anna. Questo è tutto. Oggi abbiamo fatto questa diretta che voleva essere rilassante. È stata rilassantissima visto che non c'è praticamente nessuno. E va bene così. Questi sono i Ferrero Rocher pronti. Questi sono quelli che avevo preparato per fare la ricetta, per scrivervi la ricetta, per preparare il link. Che cosa? Grazie, ti saluto mio figlio Mattia. Ciao Mattia. Va bene? Ok, allora, la ricetta ve l'ho spiegata, il link lo troverete in descrizione. Mi raccomando, voi 30 che mi seguite, iscrivetevi su YouTube, 31 31, mese. iscrivetevi su YouTube e guardate le mie ricette. Ho detto, ho caricato la ricetta della parmigiana di melanzane col video e anche oggi la ricetta delle barchette di melanzane ripiene di pasta. Quindi
Questo è ciò, buon fine settimana, domani è già venerdì, buon fine settimana, ci vediamo martedì, se Dio vuole. Dio permetta. Dio, sì, tempo permettendo. Sì, abbiamo salutato Mattia e abbiamo detto tutto. Va benissimo. Sì, 34 Paola, molto bene. Sì. Prego Maria. Ok, abbiamo detto tutto. Ci salutiamo, ci vediamo martedì pomeriggio alle 4:30 qui sulla mia pagina. Non fare quella faccia, non è colpa mia se oggi è andata così. Bene, ci vediamo martedì. Ciao a tutti. Ciao, ciao Mattias. Ciao a zia, poi ti do il Raffaello. Ciao.